rappresentanti delle forze del popolo della libertà. Come tante altre volte, ma con la stessa sincerità, innanzitutto grazie, perché l'affetto, il calore che dà la vostra città non ha uguali in ogni altra parte d'Italia. Ed è sempre uno spettacolo, è sempre una profonda gioia incontrarvi in queste bellissime piazze e con questo entusiasmo. Grazie a ognuno di voi, a tutti quanti voi, grazie ai dirigenti che sono qui questa sera, a coloro che hanno preso la parola, a Francesco Nucara, a Giuseppe Valentino, a Nitto Palma, per quello che hanno detto, per quello che faranno in Parlamento a difesa della vostra terra e a difesa dei comuni valori in cui noi crediamo. Grazie a tutte le donne, a tutti gli uomini che sono candidati nelle liste del Popolo delle Libertà ed in particolar modo a coloro che rappresenteranno la Calabria al governo, perché vinceremo le elezioni e la vostra terra avrà la possibilità di avere nell'esecutivo coloro che terranno alti i valori in cui credo. Donne e uomini che, lo voglio dire, e lo dico ovviamente d'intesa col Presidente Berlusconi, dovranno lasciare ad altri l'onore di rappresentare la Calabria in Parlamento, perché chi governa ha tali e tante responsabilità da rendere indispensabile che la presenza in Parlamento della delegazione calabrese sia a pieno titolo rappresentativa. E certamente non in ultimo, grazie a te, caro Sindaco, caro Peppe, perché parlare a Reggio Calabria di ciò che significa la politica del centrodestra è più facile che altrove, perché se c'è una città d'Italia che può confrontare che cosa significhi una politica all'insegna dei valori del centrodestra, con gli impegni non mantenuti, con le promesse mancate, con le parole al vento del centro-sinistra, se c'è una città d'Italia in cui per certi aspetti è inutile il discorso del leader nazionale perché parlano i fatti di un'amministrazione locale, se c'è una città d'Italia in cui è semplice dire che la coerenza, la capacità, l'onestà del centrodestra non necessita di dimostrazione alcuna perché già nei fatti, beh, se c'è una città d'Italia, questa è la tua, la vostra Reggio Calabria. E caro Peppe, credo che sia giusto cominciare con questo riconoscimento ai tuoi meriti, alle tue capacità, meriti e capacità che sono i tuoi e sono al tempo stesso i meriti e le capacità della giunta che ti sostiene, della coalizione che ti appoggia, perché ascoltando Peppino Valentino mi veniva spontaneo ricordare che se per davvero, come disse Prodi, la Calabria sarebbe stata ai suoi occhi la figlia prediletta, beh, per davvero in certi casi è meglio essere orfani, perché mai città più tradita e mai terra più abbandonata. Ed è facile in questa campagna elettorale ricordare le loro promesse, è facile confrontarle con gli impegni non mantenuti, è facile ricordare, come diceva giustamente Nitto Palma poc'anzi, che la vostra città, ma più in generale la vostra regione, sono nella condizione invidiabile di confrontare gli impegni non mantenuti e di registrare il doppio fallimento del centro-sinistra. Perché in Calabria non c'è soltanto il fallimento cosmico di Prodi, in Calabria c'è il fallimento altrettanto evidente della giunta regionale guidata da Loyer. E quando Veltroni verrà qua col suo pullman, gli sarà difficile dimostrare che il Partito Democratico rappresenta il cambiamento. E non solo per quel che diceva Nucara. Qui è impossibile dimostrare che il Partito Democratico rappresenta il cambiamento se a sostegno del Partito Democratico c'è non soltanto chi ha governato fino a ieri, ma chi governa anche in questo momento, perché il Partito Democratico in Calabria è anche la giunta Loyer. Il Partito Democratico in Calabria è anche nella incapacità a livello nazionale come a livello regionale di dare risposte concrete ai problemi reali. E io in questo discorso non farò quel che forse qualcuno si attende, vale a dire la denuncia puntuale degli altrui fallimenti. Sono sotto gli occhi di tutti, li sapete e li conoscete a memoria. Io cercherò di meritare la vostra fiducia, di confermare il consenso al Popolo delle Libertà prendendo degli impegni, quel che dobbiamo fare dal 13 di aprile per dare risposte in tempi ragionevolmente brevi a problemi che sono quotidianamente più drammatici.
a partire dal problema giustamente evocato da Vito Palma, evocato non in ragione del suo trascorso di magistrato, ma in ragione della sua onestà di uomo politico. Il problema è rappresentato dalla legalità, perché senza legalità non c'è sviluppo, perché senza sicurezza non c'è libertà. E lo dico a Walter Veltroni, per garantire legalità non è sufficiente candidare un prefetto nei confronti dei quali non c'è alcuna polemica fin quando è stato un servitore dello Stato, perché la legalità è innanzitutto nel rispetto delle regole, la legalità è innanzitutto nella certezza che chi sbaglia paga, la legalità è innanzitutto nel presidio del territorio, la legalità è innanzitutto in una politica a sostegno delle forze dell'ordine, la legalità è in una politica fatta a misura non già di chi sbaglia ma a misura di chi è vittima dell'altrui errore. Ed è troppo comodo oggi a Veltroni dire garantiremo legalità perché candida un prefetto o perché nei comizi dice certezza della pena. È troppo comodo se si ha alle spalle l'esperienza di un governo come il governo Prodi, che non ha fatto assolutamente nulla in questi due anni per garantire né la certezza della pena, né la legalità, né il controllo del territorio, né neanche meno una politica a sostegno di quelle categorie, che sono le categorie che maggiormente soffrono dell'assenza di autorità.